Adesso vediamo come con CyclePad possiamo modellare un ciclo OTT ideale. Ricordiamo che CyclePad è un software libero, si può trovare ad esempio in questo sito dove è disponibile la versione beta del 2001. Dovremo fissare delle assunzioni per definire un ciclo OTT ideale. La compressione, come al solito sappiamo, deve essere adiabatica isentropica, la combustione isocora, l'espansione adiabatica isentropica e il raffreddamento isocoro. Queste definiscono appunto un ciclo Otto. Inoltre dobbiamo fissare dei parametri, il fluido elaborato sia aria, la temperatura in ingresso della stessa sia 27 gradi centigradi, la pressione dell'aria 100 kPa, la quantità di calore inserita durante la fase di scoppio sia 700 kJ al chilo, la massa d'aria elaborata del cilindro sia 0,01 kg e il rapporto di compressione volumetrica sia uguale a 8. Otterremo quindi un modello di questo aspetto. Qui abbiamo la fase di compressione, di scoppio, di espansione e di raffreddamento. Sempre in CyclePad possiamo subito tracciare il grafico nel piano TS. Una volta determinate le caratteristiche termodinamiche dei punti del ciclo, possiamo anche per altra via, perché è più comodo, tracciare il grafico nel piano PV. Da ultimo vedremo come punto punto possiamo determinare le caratteristiche termodinamiche dei punti del ciclo. Adesso entriamo in CyclePad e quindi prendiamo i nostri componenti, la compressione, la combustione, l'espansione e la fase di raffreddamento. La fine del raffreddamento va collegato con l'inizio della compressione, la fine della compressione con l'inizio dello scoppio, il termine dello scoppio con l'inizio dell'espansione, fine espansione con inizio del raffreddamento. Adesso andiamo nell'ambiente Analyze e fissiamo le caratteristiche delle varie fasi. Questa fase, la fase di compressione, è isoentropica e adiabatica. Lo scoppio abbiamo detto che deve essere uno scoppio che riteniamo isocoro. La fase di espansione sarà anch'essa isentropica e adiabatica. La fase di raffreddamento, abbiamo detto, è a volume costante. Ora, adesso fissiamo le caratteristiche della sostanza elaborata, sia aria. La temperatura in ingresso, abbiamo detto, è 27 gradi centigradi. La pressione in ingresso, abbiamo detto, 100 kPa. Il quantitativo di calore immesso nella fase di scoppio sia 700 kJ al chilo e diciamo che la massa d'aria elaborata, abbiamo detto, è 0,01 kg. I dati sono stati inseriti, vediamo, manca ancora un dato, il rapporto di compressione non avevamo fissato, ecco, rapporto di compressione 8. A questo punto possiamo tracciare il ciclo nel piano TS, qui lo vediamo, possiamo inoltre anche vedere una tabella delle proprietà del ciclo. Il ciclo naturalmente è un motore termico e qui vediamo il rendimento termico del ciclo e il rendimento termico del ciclo di Carnot ideale che opera tra le temperature massime e minime del ciclo 8. Quindi vediamo che c'è una differenza sostanziale di rendimento. Ricordiamo comunque che questo è un rendimento ideale, il rendimento reale è ancora molto più basso. Qui abbiamo la temperatura massima raggiunta nel ciclo, la pressione massima e così via. Possiamo a questo punto vedere l'andamento del rendimento in funzione del rapporto di compressione. Rapporto di compressione, facciamo variare
il parametro del rapporto di compressione da, ad esempio, tra 5 e 15 e vedremo rendimento termico, rapporto di compressione e vediamo di fare un plot. Ecco, qui vediamo la variazione del rendimento in funzione del rapporto di compressione. Vediamo che l'aumentare del rapporto di compressione aumenta il rendimento. Adesso vediamo punto punto come si possono determinare le caratteristiche termodinamiche del ciclo. Allora, nota la pressione P1 e T1, si ricava V1 una volta che si conosca la costante per l'aria, PV uguale RT. Poi l'entropia al punto 1 si trova con questa espressione Cp per logaritmo di T1 meno L logaritmo di P1, dove Cp è il calore specifico a pressione costante, mentre l'entalpia è al solito è Cp per T1. Nel punto 2 il volume specifico si calcola in funzione del rapporto di compressione, si fissa l'esponente della politropica uguale 1,4 e da questa equazione logaritmica si ricava P2. Noto P2 e V2 si ricava T2 e quindi l'entalpia al punto 2 sarà Cp per T2. Poi S2 è uguale a S1 perché ci troviamo di fronte a una compressione che è isentropica. Il punto 3, come si ricava il punto 3? Il punto 3 si ricava tenendo presente che la fase di introduzione di calore è a volume costante, quindi abbiamo Q uguale a Cv per T3 meno T2, ma sappiamo che conosciamo T2, quindi Cv lo conosciamo, Q anche, quindi è facile ricavare T3. Poi V3 è uguale a V2 perché nella fase di scoppio è isocora, quindi noto T3 e V3 si ottiene P3. L'entropia al punto 3 con la solita relazione e l'entalpia H3 è uguale a Cp per T3. Il punto 4. Nel punto 4 si ha che V4 è uguale a V1, ovviamente. Si determina P4 ponendo al solito l'esponente della politropica uguale 1,4. E con questa equazione logaritmica si ricava P4. Noto P4 e V4, si ricava T4 con l'equazione PV uguale RT, dopodiché si sa che S4 è uguale a S3, perché devono essere uguali le entropie, e H4 è uguale a Cp per